Iniziamo i lavori del Consiglio Comunale. Prima di dare la parola alla dottoressa Dello Iacono per l'appello, volevo uh, comunicarvi che mi è arrivata l'assenza la, uh, di Raffaele Silvestri che purtroppo non può essere presente per motivi di salute e di Mariella dell'Angelo che non può essere presente per motivi di lavoro. Prego dottoressa per Vabbè, avevo detto la minoranza e anche del consigliere Marino che sempre per motivi di lavoro non può essere dei nostri. Lanzara Giuseppe, Fusco Francesco, Castelluccio Beniamino, Maisto Alessandro, Nappo Gaetano, Avallone Antonio, Palo Fiorella, Marino Vittorio, assente. Caiazzo Fabio. Di Chiara Cristian, Giglio Arturo, Bisogno Giuseppe, Dell'Angelo Maria, assente. Ferro Giovanni Francesco, Vecchione Marco, Silvestri Raffaele Assente. Prevo. Grazie dottoressa. Diamo inizio ai lavori con il primo punto all'ordine del giorno, Agenda 2030, la sostenibilità nello statuto comunale, atto di indirizzo. Dò la parola al Sindaco per un intervento. Signor Presidente, Segretario Comunale, colleghi consiglieri, il, punto, il primo punto all'ordine del giorno parla appunto della proposta di inserire all'interno dello statuto comunale eh, il, questo concetto della sostenibilità. Ovviamente, questo è un lavoro che parte dalla rete dei comuni sostenibili, da una serie di reti dei sindaci e eh, soprattutto del lancio dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Eh, con la premessa che appunto la nuova legge, cioè la legge costituzionale dell'11 febbraio 2022, ha modificato gli articoli 9 e 41 dell della Costituzione, riconoscendo un espresso rilievo alla tutela dell'ambiente sia nella parte dedicata ai principi fondamentali, sia tra le previsioni della cosiddetta Costituzione economica, infatti, diciamo si fa riferimento quindi nell'articolo 9 della Costituzione, alla tutela dell'ambiente, della diversità, della biodiversità, degli ecosistemi, nell'interesse delle future generazioni, richiama uno dei principi cardini del diritto all'ambiente, che sarebbe appunto lo sviluppo sostenibile. E credo che anche diciamo, l'articolo 41 è molto importante, ha una portata molto forte, perché addirittura nell'articolo 41... C'è anche diciamo, una prospettiva che è legata al ruolo dei privati, quindi in particolare il secondo comma prevede oggi che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno oltre che alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, ovviamente principi che erano già espressi in Costituzione, si aggiunge anche a quella eh, riferita appunto alla... Eh, salute e all'ambiente. Il terzo comma amplia poi con l'espresso riferimento ai fini ambientali e eh, della salute pubblica. Questo per dire che diciamo, questi concetti, è un po' tutti nelle reti dei sindaci che stanno portando nei consigli comunali. Quindi c'è una proposta di emendamento appunto, che eh, riguarda la rete dei comuni sostenibili per l'inserimento di questi concetti all'interno degli statuti comunali che molto spesso, come anche nel nostro caso, sono eh, diciamo, datati. Credo che questo sia un argomento che è molto forte che interessa tutta la città di pontecagnano Cagnano-Faiano, l'intero Consiglio Comunale, sono dei temi che a noi stanno molto a cuore, che a, que a questa amministrazione stanno molto a cuore. E anche il lavoro che stiamo facendo dal punto di vista dell'ecologia, dal punto di vista del riciclo, del riuso, della raccolta differenziata. Il tema del SAD, questa nuova legge regionale che mette insieme i sindaci. Noi guidiamo anche questo, diciamo, questo. Siamo capofila del SAD eh, ci consente, diciamo, di andare avanti, spediti in questa direzione. Ovviamente è un atto di indirizzo, è un fatto, diciamo che eh, non porta nella praticità, eh, non è un atto diciamo, pratico, ma credo che questi, a volte la forma sia anche sostanza, come si dice. Quindi come mai, come in questo caso, eh, inserire all'interno del nostro statuto un tema come questo è importantissimo. Mm, sottolineo che un elemento che ha, eh, non, non, ha, non ha tanto collegamento con, con questo, però voglio dire perché è un fatto importante. Eh, il, eh, il fatto che noi ci siamo ad, eh, costituiti come parte civile, come comune, che è stato questo diciamo, oggetto di eh, approvazione da parte del giudice, per esempio nei, eh, nei casi di Marzia, di Marzia e di Anna eh, Borsa, sono eh, la nostra, diciamo, eh, il lavoro che è stato fatto nella costituzione di parte civile partiva a, come premessa anche dal nostro statuto comunale che difende questi diritti, che tutela eh, questi, diciamo, questi episodi e in qualche modo mette al centro della nostra città eh, con, con una condanna ferma e forte questi, questi atti quindi credo che allo stesso modo parlare di sostenibilità e di tutela ambientale sia un argomento eh, molto importante grazie grazie sindaco per l'intervento ci sono interventi prego consigliere Ferro Signor Sindaco, signor Presidente, colleghi consiglieri, uh, va bene. Nell'annunciare il voto favorevole di Forza Italia, uh, mi occorreva se fosse possibile un chiarimento. Per quale motivo il Sindaco propone di indire una conferenza dei capigruppo quale emendamento alla proposta di quale presente atto? Nel deliberato c'è indicato che il Sindaco propone sì, di indire una conferenza dei capigruppo quale emendamento. Uh, è

Quindi lo eliminiamo dal corpo della delibera. Ci sono altri interventi? Bene, passiamo alla votazione. Punto 1. Agenda 2030, la sostenibilità nello statuto comunale, atto di indirizzo. I favorevoli? Unanimità. Immediata esecutività. Sempre l'unanimità. Punto 2 all'ordine del giorno. Indirizzo sull'autonomia differenziata ex articolo 113,3 della Costituzione. Sindaco, prego. Signor Presidente, segretario comunale, colleghi consiglieri, Vabbè, questo è un tema che ormai circola da diversi mesi e che credo che sarà non solo il presente, ma anche il futuro del dibattito soprattutto del Mezzogiorno e del Sud e eh, diversi, eh, diciamo, eh, sono diverse e innumerevoli le iniziative e devo dire anche le proteste rispetto a questa legge sull'autonomia differenziata voluta, voluta da, da Calderoli pro, eh, soprattutto dalla Lega e eh, in, in qualche modo portata avanti dal Governo nazionale. Eh, anche in questo caso eh, i, le comunità, i territori che, que, tra l'altro, in questa diciamo, discussione e dibattito sono stati completamente messi da parte, così come anche le regioni. Ma a dire la verità, lo stesso Parlamento viene messo da parte perché poi il, uno dei rischi enormi di, eh, appunto di questo provvedimento parte proprio anche da un aspetto prettamente formale che riguarda appunto il fatto che dall'accordo raggiunto il 2 febbraio del 2023 in Consiglio dei Ministri stabilisce che la definizione dei LEP, che sarebbero questi livelli eh, essenziali delle prestazioni avvenga attraverso una cabina di regia che tra l'altro non ha alcun potere consultivo da parte del Parlamento, fondamentalmente sarà un DPCM, quindi il Consiglio dei Ministri, che eh, stabilirà poi dal punto di vista operativo tutta una serie di questioni che poi sono eh, la sostanza vera del, dell'autonomia differenziata. E quindi eh, vengo, viene fatto fuori il Parlamento, viene fatta fuori, vengono fatte fuori le regioni, vengono fatti fuori i territori. Si stabilisce diciamo, di andare avanti sull'autonomia differenziata, si rimanda da qui a due anni la definizione dell'EP. Quindi non si capisce se questi famosi livelli essenziali delle prestazioni vanno, var, verranno considerati attraverso la spesa storica. Che ovviamente terrà. Ancora di più eh, rafforzerà ancora di più il divario enorme tra il nord e il sud, perché eh, è chiaro che ci sono regioni più produttive dove il PIL è in crescita e quindi che possono in qualche modo spendere in maniera maggiore, investire in maniera maggiore. Tra l'altro l'autonomia differenziata. Se leggiamo l'elenco delle competenze che andrebbero assegnate ai, alle regioni, e che di per sé diciamo, questo può essere anche un aspetto. Positivo per se si vede diciamo, questa possibilità di poter rafforzare le regioni rispetto a determinate competenze, però po porta con sé anche diciamo, delle, eh, dei temi che eh, dovrebbero continuare ad essere diciamo, di pertinenza dello Stato. Penso ad esempio al tema della salute, cioè immaginare la salute pubblica come una, la possibilità di un cittadino di potersi curare di poter avere. Le stesse possibilità eh, a, a prescindere da dove è residente, così come l'istruzione pubblica, così come il tema dell'ambiente, che pure questo è rimandato alle, alle regioni, ma diciamo, le competenze sono infinite, la sicurezza del lavoro, il, eh, il tema del, delle autonomie scolastiche, la ricerca scientifica, cioè sono diciamo, l'ossatura vera di uno Stato che dovrebbe appunto tutelare a prescindere da dove si vive, eh, dovrebbe garantire gli stessi diritti. A maggior ragione dopo l'esperienza del Covid, io credo che il tema della sanità pubblica sia ancora più pregnante, ancora più diciamo, sentito da parte dei cittadini. Eh, al di là dell'aspetto diciamo, del dibattito su che tipi di competenze dover, o poter trasferire alle regioni, quello che preoccupa enormemente... Tutti i territori del mezzogiorno, perché qui c'è anche una protesta forte, non solo dei governatori delle regioni, ma anche dei sindaci attraverso Lanci e, eh, e quindi sindaci di centrodestra e di centrosinistra, È proprio il tema delle risorse. Cioè, si stabilisce di fare un provvedimento senza avere la copertura finanziaria e senza neanche dare indicazioni rispetto a quale sarà. Diciamo il criterio per, per, per l'assegnazione delle risorse. E quindi questo, diciamo, eh, questo è un tema molto forte, perché eh, ovviamente si potrà, questo è un, nel dibattito eh, quotidiano, anche immaginare che ovviamente, per esempio insegnanti, docenti eh, pubblici dello Stato possano avere uno stipendio differente rispetto a dove vanno a lavorare, così come per i medici, gli infermieri. Quindi c'è un tema che va ancora di più a mortificare il Sud perché in qualche modo mette in concorrenza, in maniera dal mio punto di vista completamente sbagliata e slegata, buttando al vento il principio della solidarietà e della sussidiarietà, il Nord con il Sud. Quindi ovviamente questo, questa diciamo, proposta di delibera esprime queste grosse contrarietà al disegno di legge che è stato portato avanti e soprattutto però è anche diciamo, un deliberato che mette, che mette dentro delle proposte perché si parla appunto che eh, i sindaci delle città metropolitane siano ammessi al tavolo istituzionale Stato-Regioni per la piena partecipazione dei comuni sia al processo formativo della legge sia al procedimento amministrativo per la definizione delle intese. Chiede che vengano obbligatoriamente definiti prima di eventuali intese con le singole regioni, appunto questi LEP, questi livelli essenziali di prestazioni, costi e fabbisogni standard e fondi per equativi senza i quali non è possibile stabilire le risorse necessarie a finanziare le prestazioni sulla base del principio di uguaglianza. Chiede inoltre il deliberato che l'eventuale processo di devoluzione di cui è l'articolo 116 della Costituzione avvenga nel rispetto del principio di sussidiarietà e non si tra traduca in un accentramento regionale in danno delle autonomie locali. Questo eh, ripeto, è, ripeto, un tema fortissimo che eh, davvero forse per noi che eh, stiamo vivendo anche tutta una serie di altre problematiche, penso ad esempio alle zesse che sono completamente scomparse, che non sono partite, non ci sono ancora le linee guida, penso ai fondi FSC che sono bloccati da mesi, dove c'è una diatriba tra la Regione e il Ministero su chi fa cosa, ma fondamentalmente siamo fermi e quindi i comuni rischiano di far saltare tantissime gare, tantissime opere pubbliche che sono Partite. Noi ci troviamo di fronte a una, eh, diciamo una, una prospettiva di, eh, importantissima con il master plan, con il tema dell'aeroporto, con tanti argomenti che sono fondamentali e che dovrebbero in qualche modo incentivare il pubblico e anche il privato a fare investimenti importanti. Ma da un lato diciamo, viaggiamo con una quinta e dall'altro lato invece c'è qualcuno che ci tira il freno a mano. E questo ovviamente è un elemento che penso sia importante, c'è cioè una mobilitazione che è partita da parte ripeto, dei sindaci, da parte dei territori e degli enti locali e che andrà avanti, andrà avanti in maniera molto spedita e si è chiesto e si chiederà anche ai singoli comuni di poter prendere la parola attraverso ovviamente l'organo, il luogo sovrano che è quello del Consiglio Comunale per esprimere tutto il dissenso possibile. Grazie. Grazie sindaco, ci sono interventi. Prego consigliere Di Chiara. Sindaco, segretario, colleghi consiglieri e eh, cittadini. Io vorrei soffermarmi appunto sul tema della sanità, perché è evidente che con l'autonomia differenziata eh, porterà al collasso della sanità nelle regioni del sud. Noi stiamo già vivendo una frattura strutturale nord-sud che compromette la qualità dei servizi sanitari, l'equità di accesso, gli esiti di salute, eh, aspettative di vita alla nascita, alimentando un imponente flusso di mobilità eh, sanitaria dal, dal sud al nord. E di conseguenza con l'attuazione di maggiori autonomie in sanità non si potrà che amplificare le disuguaglianze già esistenti. e Per far fronte a queste eh, difficoltà le, raggi le regioni del sud, loro malgrado, saranno costrette anche ad aumentare le tasse che graveranno sul cittadino, causando ulteriori eh, disuguaglianze a livello sociale e aumentando l'allontanamento dei giovani dal mezzogiorno e non è ammissibile che venga violato il principio costituzionale di uguaglianza dei cittadini nell'esercizio del diritto alla tutela della salute legittimando con una norma il divario tra nord e sud con l'autonomia differenziata le regioni potranno trattenere il gettito fiscale che non verrebbe più redistribuito su base nazionale, impoverendo ulteriormente il Sud e venendo meno ad uno dei principi dell'articolo 119 della Costituzione, eh, che leggo testualmente, per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effetto interventi speciale in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni. Stiamo quindi rinunciando alla più grande eh, conquista sociale del Paese, che è un pilastro della nostra democrazia, perché l'autonomia differenziata per la materia tutela della salute non solo porterà al collasso della, della sanità nel mezzogiorno, ma darà il colpo di grazia al servizio eh, sanitario nazionale. Ecco perché non riesco davvero a comprendere la posizione favorevole all'autonomia differenziata dei presidenti eh, di, delle regioni del sud eh, a guida del centrodestra, ma in generale di tutti i politici e gli amministratori del sud favorevoli all'autonomia differenziata. Eh, evitiamo quindi che gli accordi di coalizione partitica prevalgano. Sulla tutela della salute delle persone e dello sviluppo socio-economico e culturale del, dell'intero territorio. Grazie. Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Prego consigliere Vecchione. Signor Sindaco, signor Presidente, colleghi consiglieri, solo per ribadire la piena condivisione del deliberato e la ferma contrarietà al modello di autonomia differenziata ipotizzato con il disegno di legge. È un disegno di legge che si commenta da solo, perché non, non tutela i territori che hanno una, una minore capacità, capacità fiscale per abitanti, eh, acuisce quello che è il divario tra nord e sud, penalizzando ovviamente. Il, il mezzogiorno, non favorisce un coinvolgimento delle, delle, dei comuni, delle, delle realtà locali e svilisce anche il ruolo dello stesso uh, Parlamento che non viene coinvolto in una uh, decisione nevralgica per il futuro uh, del Paese, anche perché penso che uh, senza un Sud forte uh, non possiamo ipotizzare un'Italia forte, cioè viene a mancare, viene in discussione proprio quello che è la questione uh, sociale dell'intero dell sistema. Eh, lo dico con consapevolezza e soprattutto con la libertà di chi è libero da vincoli, eh, lacci e lacciuoli eh, diciamo, interni ed esterni. Eh, rispetto a un'analisi diciamo, che non può avere una connotazione politica, va eh, diciamo, analizzata con, con obiettività e senza occhio critico. Perché è una discussione la tenuta dell'intero dell Paese e non possiamo far prevalere quelle che sono le logiche di partito eh, o la coerenza di percorsi già intrapresi. Grazie. Grazie, consigliere Vecchione. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Ferro. Signor Sindaco, signor Presidente, colleghi consiglieri. Diciamo che eh, non posso oh, non condividere in parte quello che è il deliberato che oggi ci sottoponete. Non voglio entrare in tutti gli aspetti di carattere politico per cercare di ad arrivare concretamente ad una uh, soluzione che ci può vedere uh, anche in una votazione unanime. Uh, vorrei chiedere se fosse possibile uh, anche un attimo di sospensione per rivedere... Il deliberato consigliare in modo tale che uh, vorrei sottoporvi, se possibile, delle modifiche per uh, votare insieme questo, questo deliberato. Grazie. Bene, votiamo la sospensione chiesta dal consigliere Ferro. I favorevoli? Ok. Sospendiamo il consiglio per 5 minuti. Io do la parola alla dottoressa per l'appello Lanzara Giuseppe, Fusco Francesco, Castelluccio Beniamino, Maisto Alessandro, Nappo Gaetano, Avallone Antonio, Paolo Fiorella, Marino, Anto Marino Vittorio. assente Cagazzo Fabio, Di Chiara Cristian, Giglio Arturo bisogno Giuseppe Dell'Angelo Maria assente, Ferro Giovanni Francesco, Vecchione Marco, Silvestri Raffaele assente, Pierro Donato presente. Era presente anche alle 18:25, solo che non l'avevo chiamata. Grazie dottoressa. Allora, nell'interruzione il Consiglio comunale ha ritenuto opportuno eh, portare le seguenti modifiche nelle premesse, anziché tenuto conto vista la nota del lancio nazionale sul disegno di legge sull'autonomia differenziata eccetera mentre nel deliberato quindi nelle conclusioni del deliberato abbiamo ritenuto di eliminare questo passaggio, ritenendo che il modello di regionalismo proposto non sia assolutamente sostenibile, esprime contrarietà al disegno di legge contenente disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario. Per il resto rimane tutto uguale. Se non ci sono altri interventi o dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione del punto. Prego, Consigliere Bisogno. Presidente, Segretaria, Sindaco, colleghi consiglieri. Volevo eh, complimentarmi perché questa delibera sostanzialmente è una delibera di indirizzo, quindi non era un atto propedeutico a, a, a qualsiasi altra... cioè non serviva chiaramente per il governare, ma per esprimere una volontà politica forte per, diciamo, proteggere o cercare di mettere in protezione il nostro sud, che come abbiamo detto e anche le dichiarazioni del consigliere De Chiara, lo stesso, le stesse dichiarazioni di Marco Vecchione, condivido, ormai si, parla, si sente parlare di, di vario fra nord e sud da 50 anni, 60 anni. Questo, questo tipo, diciamo, di eh, idea nuova potrebbe aumentare e aumenterà: io mi auguro che non si arrivi a questo, il, le disuguaglianze, le disuguaglianze fra nord e sud, che vanno sì dalla parte diciamo, eh, delle cure mediche, dalla parte della scuola, che sono elementi essenziali, come diceva il Sindaco, di un governo di uno Stato come il nostro, una delle più grandi democrazie del mondo, che è la democrazia che è il nostro Paese Italia. Quindi mi complimento con l'amministrazione, con chi ha proposto, con il sindaco che ha fatto questa proposta e mi auguro rispetto a questo che anche il confronto politico, il dissenso che si possa esprimere rispetto a percorsi eh, diversi, rimanga nel binario della politica. Ecco, era questo, diciamo, quello che mi auguro che possa succedere. Perché io posso avere un'idea diversa, ma devo avere la libertà di poterla esprimere. Grazie. Grazie consigliere Bisogno. Passiamo quindi alla votazione del punto. Punto 2. Indirizzo sull'autonomia differenziata ex articolo 116,3 della Costituzione. I favorevoli? L'unanimità? Un Immediata esecutività? sempre un unanimità. Passiamo al punto 3, variazione al bilancio di previsione 2024-2026, assunte dalla Giunta Comunale in via di urgenza con delibere numero 16 del 31-2024 e numero 43 del 5 marzo 2024. Ratifica ex articolo 175,4 decreto legislativo numero 267-2000. Vorrei chiedere all'assessore Fiore una breve relazione sul punto. Buonasera a tutti, signor Presidente, signor Sindaco, Segretaria, Consiglieri. Le variazioni al bilancio di previsione che oggi vengono ratificate in Consiglio Comunale sono state disposte dalla Giunta Comunale in via d'urgenza con le delibere numero 16 del 30 gennaio 24 e 43 del 5 marzo 24. La delibera numero 16 riguarda variazioni in entrata e spesa sul bilancio di previsione 24/26, relative alle reiscrizioni nel bilancio di stanziamenti pluriennali inerenti le risorse del PNRR per servizi afferenti le politiche sociali, il piano di zona e il settore informatico, le cui spese non sono state attivate entro il 31/12/2023. Un'altra parte della variazione riguarda lo stanziamento di spesa inerente al servizio del trasporto scolastico richiesto dal settore servizio piano di zona con, eh, per un importo di 34.000 euro con utilizzo del fondo garanzia debiti commerciali. La delibera 43 riguarda invece la variazione riferita sempre alla riscrizione di stanziamenti in entrate e spese sul bilancio di previsione 24/26 annualità 2024 riguardante le opere pubbliche finanziate da mutui e finanziamenti le cui entrate e spese non sono state attivate al 31/12/23. Si tratta precisamente di due mutui previsti nel bilancio 23/25 per l'importo di 850 Euro che non sono stati né concessi né accesi al 31-12 relativamente al settore dei lavori pubblici con riferimento a due progetti PNRR che prevedono il cofinanziamento dell'importo di 350.000 euro con l'accensione di un mutuo presso la Casa Depositi e Prestiti per la realizzazione dell'impianto sportivo polifunzionale Contenso Struttura a via Toscana il cofinanziamento dell'importo di 500.000 euro con l'accensione di un mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti per l'intervento di riqualificazione area urbana PEP Sant'Antonio, poi riguarda la variazione istanziamento stanziamento di spesa gestionale per interventi riguardanti transazioni eh, legali, spese legali, spese di registrazione di atti e trasporto pubblico. Una variazione in entrate e correlate spese per euro 95.000 euro per importi di spesa riguardanti i servizi sociali, il piano di zona e la pubblica istruzione. Una variazione in aumento di 30.000 euro per spese inerente manifestazioni istituzionali con relativo incremento a seguito di due entrate per contributi concessi dalla Camera di Commercio di Salerno e da Scabec. Una variazione in entrata per dismissioni di parco auto per euro 38.000 e previsione spesa di un acquisto di una nuova autovettura e infine la variazione per la riscrizione di stanziamenti in entrate e spesa sul bilancio di previsione 24/26, sempre annualità 2024, riguardanti due progetti: uno presso l'edificio scolastico Triveo Granata e l'altro l'edificio scolastico Corvinia, per un importo di euro 190. Grazie. Grazie Assessore. Ci sono interventi? Perfetto, passiamo alla votazione. Punto 3. Variazione al bilancio di previsione 2024-2026 assunte dalla Giunta Comunale in via di urgenza con delibere numero 16 del 31-2024 e numero 43 del 5 marzo 2024, ratifica ex articolo 175,4 decreto legislativo numero 267-2000. I favorevoli? Contrari? Astenuti? Zero. Votiamo anche l'immediata esecutività. Unanimità. Punto 4. All'ordine del giorno. Delibera di Giunta Comunale numero 28 del 15-2 2024, recante Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Realizzazione di strutture di potenziamento dell'assistenza territoriale, centrali operative territoriali COT e case della comunità CDC ratifica. Ci sono interventi? Prego sindaco, sì. Sì, eh, in realtà siamo andati in consiglio comunale per eh, dare, concedere il diritto di superficie al, eh, all'ASL su quell'area diciamo, di Sant'Antonio, nei pressi delle, delle, scuole, delle scuole di Sant'Antonio e quindi eh, lì abbiamo ottenuto un finanziamento importante eh, per le due strutture che sono la centrale operativa territoriale, questo famoso COT e la casa della comunità che in qualche modo nel piano regionale servirà, uh, uh, l'obiettivo è quello di ridurre sempre di più l'accesso uh, ai pronto soccorso, agli ospedali e, e quindi diciamo, fare tutta una serie, svolgere tutta una serie di attività di prevenzione. Eh, di diagnosi che eh, ovviamente dove l'ASL è eh, parte attiva. Rispetto diciamo, a questa delibera per noi è strategica, soprattutto anche per l'ubicazione a Sant'Antonio, un territorio che ha le sue fragilità, eh, noi siamo andati avanti, quindi il percorso sta, eh, sta procedendo in maniera eh, veloce e eh, però diciamo dalla proposta progettuale che è stata presentata si prevede il riposizionamento dell'edificio nelle aree di proprietà comunale appunto dove abbiamo abbiamo concesso il diritto di superficie, fondamentalmente noi lì c'è bisogno per un problema relativo all'uscita della scala di emergenza e alla stessa diciamo, grandezza del, del progetto di, un altro, eh, di estendere quindi il lotto che concederemo in diritto di superficie e quindi noi oggi deliberiamo un'ulteriore estensione di questo lotto di circa 290 metri quadrati, quindi è una piccola particella che è sempre di proprietà del Comune, appunto di 290 metri quadrati che daremo in diritto di superficie per consentire diciamo, una maggiore, migliore e più ottimale fruibilità del, della struttura. Grazie. Prego. Sì, noi abbiamo presentato un progetto come comune e poi il capofì, la, la stazione appaltante l'ASL che ha fatto diciamo, una serie di attività anche rispetto alla progettazione, rispetto alla realizzazione del, dell'opera, ovviamente noi. Eh, sulla scala di emergenza, e quindi rispetto a questa questione, qui diciamo abbiamo aut autorizzato. Oggi deliberiamo se siamo d'accordo l'estensione del diritto di superficie di questi 290 metri quadrati in più in modo da dare più spazio per questa struttura che è importante. Allora loro prevedono già entro l'anno, entro il 2024, penso subito dopo l'estate, l'inizio dei lavori. Perfetto, perfetto. Perfetto e poi l'inizio dei lavori, sì sì siamo nei tempi, diciamo che noi questa volta non siamo stazione appaltante quindi ci preoccupiamo ancora di più e continuamente chiediamo un cronoprogramma sia alla Regione che all'Asla per il rispetto dei tempi, e però voglio dire per, eh, entro il 2024 penso già subito dopo l'estate dovrebbero iniziare i lavori. Grazie Sindaco. Prego, prego consigliere Pirro. Buonasera a tutti, signor Presidente, Sindaco, Segretaria, colleghi consiglieri, assessori e concittadini. Allora In effetti le, uh, queste due strutture che verranno uh, sono lateralmente all'attuale uh, scuola di Sant'Antonio più due um, lotti, se si possono chiamare, che sono a, a fianco per un totale di 1490 metri quadrati dove verranno queste due strutture. Come il signor Sindaco ha detto correttamente, sono, fanno parte di quel progetto di cui la Regione Campania ha diviso 58 nelle diciamo, 58 strutture da realizzare sul territorio della Campania e a Ponte diciamo, Pontecagnano sono state assegnate la, la CDC e la COT. Il centro di, di coordinamento territoriale sarebbe una nuova struttura che servirebbe a supporto del, dell'ASL per coordinare meglio le varie prenotazioni, infatti è fatto da, soltanto da personale non medico che deve coordinare tutti gli uffici su prenotazioni, coinvolgere ehm, diciamo, le, le strutture sanitarie come le ASE, gli ospedali, per dare una maggiore qualità, purtroppo nella carenza che attualmente c'è di personale per le prenotazioni, per coordinare i vari e tutte le varie strutture per dare un servizio di prenotazione e di assistenza e di informatizzazione e informazione alla cittadinanza. Invece le, le, le case della comunità è un, un nuovo modello praticamente dove verranno coinvolti medici di base, specialisti e praticamente dove si potranno effettuare anche interventi di primo soccorso anche da un punto di vista come interventistica e anche come diagnostica, proprio per cercare di non intasare l'ospedale. Diciamo, Quindi benvengono queste strutture che praticamente erano state concepite nel periodo del Covid. Poi alla fine i fondi... Eh, sono stati destinati a queste due nuove strutture per consentire un'assistenza migliore e, e quindi soprattutto per noi al sud, caro signor Sindaco, sono veramente una mano dal cielo per consentire un servizio ulteriore. Poi ehm, al di fuori di questo argomento, eh, auspico, signor Sindaco, che la Guardia Medica possa finalmente trasferirsi in locali degni di tale nome per consentire ai colleghi e alle cittadinanze di usufruire di una struttura più consona a quelli che sono i servizi su questo territorio. Grazie. Grazie consigliere Pierro, ci sono altri interventi? Bene, passiamo alla votazione. Punto 4. Delibera di giunta delibera comunale numero 28 del 15 2 2024, recante piano nazionale di ripresa e resilienza. Realizzazione di strutture di potenziamento dell'assistenza territoriale, centrale operative territoriali COT e case della comunità CDC ratifica. I favorevoli? La consigliere Ferro e Pierro. No? Favorevole? Allora solo. Solo il consigliere Ferro, sì. I contrari astenuti? Sì, Ok. Immediata esecutività. Allora, i punti 5 e 6 ve li leggo assieme, eventualmente facciamo un'unica discussione e poi li votiamo separatamente. Punto 5. Acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune di Pontecagnano Faiano di beni confiscati alla criminalità organizzata, trasferiti con decreto di, di destinazione agenzia beni confiscati, protocollo numero 8601 del 30-11-2023. Acquisizione al patrimonio indisponibile del comune di Pontecagnano faiano di beni confiscati alla criminalità organizzata, trasferiti con decreto di destinazione agenzia e beni confiscati, protocollo numero 84-806 del 19-12-2023. Prego, sindaco. Presidente, signor Segretario, colleghi consiglieri, eh, qui ovviamente c'è poco da dire se non davvero ringraziare tutti coloro che dagli uffici alla parte politica e all'amministrazione che ha diciamo sin da subito dall'inizio del nostro mandato lavorato eh, in maniera proattiva in maniera molto forte decisa e determinata perché può sembrare questa sera quasi una presa d'atto quella di acquisire dei beni confiscati alla camorra alla mafia ma in realtà però anche i numeri da questo punto di vista sono estremamente chiari e netti. Noi abbiamo eh, fatto in questi anni un lavoro notevole eh, rispetto a procedure che molto spesso vengono lasciate andare, vengono portate eh, in qualche modo sotto altri tipi di priorità e quindi quando non c'è una volontà politica chiara, forte, che dal nostro punto di vista credo di rappresentare davvero l'intero Consiglio Comunale, non soltanto è, porta un beneficio rispetto a, al fatto che noi acquisiamo, quindi andiamo a rafforzare dal punto di vista del bilancio quello che è il patrimonio immobiliare dell'ente, che già di per sé questo è un fatto estremamente positivo, ma è un segnale, è un elemento di, 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 di grande condanna rispetto a, a, ovviamente a, eh, a, alla criminalità organizzata. Eh, dico questo perché eh, prima facevo diciamo, un totale di quelli che, che sono i beni che abbiamo avuto, che abbiamo acquisito in questi anni. E siamo arrivati a oltre 30 immobili. Quindi, ripeto, oltre all'Hotel Mare, oltre al Camino Reale ci sono eh, intere strutture, ci sono abitazioni, ci sono locali commerciali, ci sono depositi, garage che consentiranno quindi di eh, fare progetti perché ovviamente come voi sapete il... Eh, il dialogo con l'Agenzia dei Beni Confiscati parte anche da un'importante progettualità che deve mettere in campo soprattutto il settore politiche sociali per finalità appunto sociali o finalità istituzionali. Quindi è un lavoro che tiene dentro la Polizia Municipale, che tiene dentro il settore delle politiche sociali, il settore della ragioneria, dell'avvocatura, degli uffici amministrativi. Cioè quando un comune va avanti rispetto a questo tipo di attività vuol dire che denuncia in maniera chiara e netta Uh, questi elementi, il, ripeto, una denuncia forte alla criminalità e i numeri parlano chiaro. In questi anni noi abbiamo acquisito 10 volte quello che è stato fatto in passato. Ripeto, è un segnale fortissimo che ci consentirà di oltre a, appunto a questa chiara denuncia questo chiaro titolo di un'amministrazione che combatte anche in questo senso la criminalità ci consentirà di rafforzare il patrimonio immobiliare dell'ente e ci consentirà anche di presentare progetti per eh, tanti temi, temi, penso ad esempio al cammino reale dove abbiamo immaginato di fare un centro antiviolenza che non è un semplice centro antiviolenza, ma lì si tratterà di formazione si tratterà di tutelare le donne si tratterà anche di eh, portarle in qualche modo di re renderle autonome dal punto di vista economico, dell'indipendenza lavorativo, quindi è un tema molto più ampio rispetto alla semplice eh, tutela e, e, allo, come ad esempio le case famiglia, come ad esempio la possibilità sull'Hotel Mare di presentare un progetto di accessibilità alla, ai diversamente abili, è chiaro che sono tutti immobili che eh, molto spesso sono completamente abbandonati, fatiscenti. Dove poi sarà necessario continuare a presentare una progettualità che eh, ci metterà nelle condizioni di poterle fruire nel miglior modo possibile. Quindi non è, un non è qualcosa che si risolve dalla mattina alla sera, ma è un elemento dove noi crediamo tantissimo e dove questa amministrazione e questo consiglio comunale. Oggi noi trasferiamo alla proprietà dell'ente circa 20 immobili, 19 immobili, quindi è un'operazione importantissima che ha richiesto, ripeto, vi assicuro un lavoro enorme da parte degli uffici che si sono dovuti mettere eh, concentrati rispetto a questa, a questa priorità dell'amministrazione e hanno dato il massimo per portare avanti un risultato, ripeto, straordinario. Grazie. Grazie Sindaco, ci sono interventi? Sì, in parte sì, ovviamente. Eh, no, 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 c'è ci cioè una delibera di giunta perché noi dobbiamo eh, ovviamente quando presentiamo questi progetti dobbiamo anche dimostrare all'agenzia dei beni confiscati che abbiano una direzione chiara e tra l'altro devono essere approvati questi progetti dall'agenzia, dall quindi ovviamente a seconda dei casi per esempio per i garage ci sono dei box auto, quelli potranno essere assegnati per l'archivio comunale quindi siamo un po' messi male come archivio, un po' di disparati in tut su tutto il territorio, ci sono degli appartamenti che potranno essere utilizzati per la possibilità di fare nuovi asilo, eh, quindi comunque il tema delle politiche sociali. Eh, ci sono dei locali commerciali che invece potranno essere messi a disposizione del, di servizi che, mh, diciamo per la collettività, ad esempio la possibilità di trasferire l'ASIS, che magari adesso sta un po' in posizione un po' più eh, defilata, eh, hanno comunque tutti una finalità che è o nell'interesse dell'ente, quindi uffici diciamo, a servizio della cittadinanza, uffici comunali per semplificare, oppure che vanno nella direzione delle politiche sociali. Per dare il contributo alla discussione voglio fare aggiunto... Siccome c'era l'assessore alle politiche sociali magari facevo dare un contributo anche rispetto a quello che era il fine sociale. Eh, no? La domanda è no, che lo Stato lo Stato dell'arte dei finanziamenti richiesti per il cammino reale, che se ho capito per Roger Mar, che è e marco è stato fatto un finanziamento o è ancora finito. Allora, i primi beni che ci furono assegnati furono appunto Camino Real e Hotel Mare. Noi li candidammo entrambi al primo bando, posto in essere dalla Regione Campania. In quell'occasione venne finanziato il Camino Real dove appunto verrà realizzata questa casa rifugio per le donne vittime di violenza con il progetto che bene male vi ha già illustrato il Sindaco che riguarda poi eh, la capacità di rendere autonoma eh, l'utenza e quel progetto ha avuto il finanziamento oggi siamo in fase di eh, se non ricordo male con i lavori pubblici Stiamo affidando la progettazione, quindi poi a seguito dell'affidamento della progettazione c'è poi l'affidamento dei lavori. Uh, tendenzialmente, nell'arco la gara, sì, sì con l'affidamento eh, dell'anno 2024 potremmo anche vedere l'inizio dei lavori. Questi erano i tempi stabiliti. Per quanto riguarda l'hotel, mare non venne eh, finanziato a, a quel finanziamento, ma lo abbiamo candidato successivamente ad un nuovo finanziamento in cui siamo considerati ammessi. Con una nuova progettualità siamo, che era quella sì, che puntava ad un, turismo accessibile, ad un turismo accessibile, ad un gruppo appartamento per ragazzi con disabilità. No, in realtà siamo stati uh, ammessi a finanziamento ma non c'erano le risorse sufficienti per quell'annualità. Quindi restiamo in graduatoria con la speranza di vederci. Eh, sempre regionale. Eh, noi eravamo, vennero finanziati 10 progetti, noi eravamo tredicesimi, quindi diciamo che stiamo attendendo in questa annualità di vedere la luce rispetto a questo finanziamento considerando il fatto che siamo in graduatoria. Eh, invece poi per gli altri beni che ci sono stati consegnati successivamente e che portiamo oggi a ratifica in un consiglio comunale, già quando ci vennero più o meno indicati quelli che potevano essere i beni oggetto del trasferimento, cominciamo ad avere eh, alcuni tipi di idee che vennero eh, inoltrate all'agenzia del territorio i beni che ci sono stati assegnati c'è una delibera di giunta dove non c'è una specifica però diciamo che c'è un'idea progettuale già abbastanza forte perché ci sono stati assegnati degli appartamenti questi appartamenti eh, ad onor del vero, uno sono ancora occupati due non sono in condizioni immediatamente utilizzabili quindi avremmo immaginato di eh, trasferire uno di quei fondi del PNNR che venivano garantiti all'ambito territoriale S4 eh, dove era possibile eh, garantire l'autonomia a persone con disabilità in maniera tale da poter oggettivamente ridare quel bene alla comunità perché altrimenti ci doveva essere un ulteriore investimento importante da parte dell'amministrazione per renderli fruibili. Uh, per quanto riguarda invece i locali commerciali che ci sono stati assegnati abbiamo appena pubblicato un avviso dove richiediamo la coprogettazione perché candidiamo anche quei locali commerciali ad un finanziamento ad un bando della regione Campania. Uh, quindi diciamo che quella destinazione dovrebbe essere una destinazione ad uso sociale e a um fruibile da parte di tutte quelle che sono le associazioni del territorio. Era quella l'idea che avevamo su quei beni. Per quanto riguarda i box invece la categoria catastale del box non ci dà l'opportunità di poterci immettere un servizio. Non potendoci mettere un servizio abbiamo immaginato di utilizzarlo come archivio perché oggi sia eh, le scuole che gli uffici comunali lamentano la mancanza di spazio. I box ad onor del vero non sono messi malissimo naturalmente per quella che è la, eh, la richiesta questa delle caratteristiche che deve avere un archivio, eh, che comunque no, hanno necessità di un piccolissimo intervento ma che non richiede particolarissimi sforzi. Eh, un altro piccolo appartamento verrà destinato al centro antiviolenza che quindi si sposterà dalla stazione e avrà un luogo leggermente più consono rispetto alle attività che dovrà essere svolto. E mi sembra che questi sono tutti i beni che ci sono stati assegnati, non ne abbiamo più, su altri beni confiscati ci abbiamo già servizi perché ci vennero eh, concessi eh, qualche anno fa e abbiamo un centro famiglia e il SAT, che è il servizio di affido territoriale. Grazie Assessore. Non... Prego consigliere Vecchione. ne mancano probabilmente 7-8 cespiti se ho controllato bene, grazie ci sono nel decreto di confisca ma non sono riportate tutte all'interno del uh, deliberato sì, del Consiglio ad esempio c'è un'unità un, un immobiliare eh, dal valore di 350.000 euro che nel deliberato di Consiglio Comunale non viene indicata, devo sapere se c'è un motivo tecnico particolare o Consiglio ci può raggiungere un attimo per piacere con, in modo tale che vediamo quali sono i rilievi. Sospendiamo tre minuti giusto per la verifica con l'ufficio e poi riprendiamo. 48. Lanzara Giuseppe Senza. Fusco Francesco Castelluccio Senza. Beniamino Maisto Alessandro Nappo Gaetano Avallone Antonio Palo Fiorella Marino Vittore Assente Caiazzo Fabio Di Chiara Cristian Giglio Arturo Bisogno Giuseppe Senza dell'Angelo Maria assente, Ferro Giovanni Francesco, Vecchione Marco, Silvestri Raffaele assente, Pierro Donato. Ok, votiamo il punto 5 all'ordine del giorno. Acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune di Pontecagnano Faiano di beni confiscati dalla criminalità organizzata trasferiti con decreto di destinazione Agenzia. Beni confiscati protocollo 80601 del 3011-2023. I favorevoli? Unanimità. Mettete così di come sopra. Per quanto riguarda il punto 6, eh, proponiamo l'emendamento, sentito l'ingegnere Pisaturo, il Consiglio Comunale prende atto di tutti i beni indicati nel decreto dell'Agenzia Beni Confiscati e demanda agli uffici gli atti inerenti e conseguenti. Lo votiamo così. Votiamo il punto 6, acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune di Pontecagnano Faiano di beni confiscati alla criminalità organizzata, trasferiti con decreto di destinazione Agenzia Beni Confiscati. Protocollo numero 84-806 del 19-12 2023. I favorevoli. Unanimità. Immediata esecutività come sopra. Ne approfitto per ringraziare il consigliere Vecchione per averci fatto rilevare questa piccola difformità. Prima di concludere, prima di concludere volevo augurare a tutti voi, consiglieri comunali, sindaco a tutti e a tutti i cittadini a casa. Buona Pasqua. È serena Pasqua. <ride> Grazie a tutti.